Buongiorno, sono Gianluca Garagnani, sono docente al Dipartimento di Ingegneria, cioè la cattedra di metallurgia, e in questo salone noi presentiamo i risultati di una ricerca svolti nell'ambito tra il Dipartimento e l'azienda Neri, il Museo della Ghisa di Longiano. Come diceva la signora Neri, questo museo raccoglie dei bellissimi campioni che noi abbiamo sottoposto ad analisi metallografiche, analisi microscopio elettronico, per cercare di valutare se c'è stata un'evoluzione nella tecnologia di colata della Ghisa nei vari secoli, nel vario tempo, e per differenze tra una zona e l'altra dell'Italia e dell'Europa. Quindi i risultati verranno presentati domani. Poi a questo proposito posso dire che sempre con la stessa azienda, l'azienda Neri, stiamo partecipando ad un progetto su sistemi di illuminazione invece di leghe di alluminio, quindi una tecnologia sulla moderna tecnologia, e quindi anche lì c'è un contributo dell'università in questi progetti per valutare proprietà meccaniche, resistenza a corrosione e tanti aspetti, diciamo, tecnologici su questi sistemi di illuminazione.